Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Alessandro Di Medio. Fedeltà. La fedeltà di Dio è la garanzia della sua misericordia. Rispetto all'immaginario pagano, che vedeva negli dèi proiezioni dell'inconscio umano, forze arbitrarie e ondivaghe da placare per ottenere favori, la rivelazione ci insegna che Dio è immutabile, cioè è fedele. Quando vuole perdonare il popolo infedele, che è in mezzo alle sciagure conseguenti ai suoi peccati, il Signore dice per bocca del profeta Ezechiele: «Io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna». E ancora nel Salmo 106: «Molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti e furono abbattuti per le loro colpe». Ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido, si ricordò della sua alleanza con loro e si mosse a compassione per il suo grande amore. Nel linguaggio analogico delle scritture, il fatto che Dio si ricordi della sua alleanza significa che Dio, al di là delle vicissitudini tormentate della storia, sa ricondurre i suoi figli all'eterno presente del suo sì verso di loro, un sì che nulla potrà opacizzare. Ecco il senso più vero del nome con cui si presenta Mosè: Io sono. Nella traduzione greca della Bibbia questo nome è stato inteso in senso filosofico, sostanziale. Dio è colui che assolutamente è, senza bisogno di ulteriori specifiche. Ma il testo ebraico originario sembra intendere qualcos'altro, e la stessa espressione che origina il nome Yahweh potrebbe tradursi sia con «sono colui che sono», ma anche con «sarò quel che sarò». È la promessa di Dio che assicura a Mosè l'irrevocabilità della sua misericordia verso il popolo oppresso dal peccato proprio e altrui. Questo sì di Dio all'uomo con tutte le sue miserie, questo sì che corrisponde allo spazio che Dio ci fa in Lui, è giunto a pienezza in Cristo, come ricorda San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in Lui vi fu il sì. Infatti, tutte le promesse di Dio in Lui sono sì. Pur di rimanere fedele alla promessa di vita fatta agli uomini, Dio ha consegnato suo Figlio alla morte, perché gli uomini non dovessero soccombere, e ancora oggi questo stesso sangue è la garanzia del valore di tale promessa per ciascuno di noi. Quando i nostri peccati potrebbero facilmente perderci, ci basta ricorrere a questo sangue, versato per la nuova ed eterna alleanza, per sperimentare la misericordia immutabile di Dio.